Nelle puntate precedenti. Non sono sicuro a casa mia. Pensate per registrare. Come uno stupro. Pieno di cassaforti. Ho la casa della libreria. Questa vi assicuro che non l'avete mai sentita. Ragazze che vendono pacchetti di loro foto, audio, video per migliaia di euro, complici del fatto che questi pacchetti verranno poi sfruttati per truffare ragazzi ignari su internet. Babe, I'm real. I'm not like the rest. Ho iniziato il mio percorso nel raccontare il mondo dei furti ormai più di un mese fa, dove abbiamo visto insieme come agiscono e come si organizzano ladri, truffatori e scippatori nelle circostanze più svariate. Il colpo più grande che hai fatto? Ma c'è un argomento che ancora non abbiamo toccato e che a sto giro mi aprirà davvero un mondo, soprattutto grazie all'ultima persona che incontrerò durante questo viaggio. Sto parlando delle truffe online, un metodo di furto in cui puoi cascare letteralmente chiunque, sempre e da un momento all'altro, attraverso metodi in continua evoluzione. È un argomento super interessante, a cui tuttavia voglio arrivare con calma, chiudendo prima il capitolo dei furti dal vivo, con un ultimo ragazzo che su Instagram ha catturato la mia curiosità. Siamo arrivati a Torino, ora becchiamo un ragazzo e si inizia a ballare. Arriviamo a Torino in giornata, ci dirigiamo verso il punto d'incontro. Teoricamente noi siamo qua. Ok, 5 minuti. Va bene, ciao. Puntuale come un orologio, Harry sale in macchina e iniziamo a parlare. Quanti anni hai tu? No, io sono maggiorenne, devo farne 19 adesso il 26 di novembre. Ah, quindi tutte le robe rosche le hai fatte... Comunque diciamo che adesso ho smesso a fare queste robe qua perché, sai, andavo avanti con l'età. Poi io non ho una famiglia... che fa queste robe qua, una famiglia per bene, quindi. In ogni caso ci piazziamo in un bar e mi spiega prima di tutto chi sono le sue vittime. Io ho fatto anche a gente che conosco io. E perché la gente che conosci? Perché era la più facile da guardare, amici amici, ma conosciamo. Purtroppo, anche insistendo, non si sbilancia più di tanto, raccontandomi sostanzialmente storie che avevo già sentito attraverso le altre testimonianze. Fortunatamente, però, il nostro nuovo amico non lavora da solo. Adesso ho parlato con un altro mio amico, che è sicuro che c'è, e lui ha fatto qualche furto in casa, un po' da raccontare. E quindi, per non buttar via la prima di queste tre tappe, decidiamo di aspettare la sera per incontrare anche questa seconda persona, probabilmente più disposta a parlare e con una storia più particolare. Siamo arrivati nel famoso parchetto, adesso andiamo a cercare. Ragazzi, c'è un po' di gente qua in realtà. Sono lì laggiù. Faccio quindi la conoscenza di che si presenta prevalentemente come uno scippatore. Per rinfrescarvi la memoria, uno scippo è un crimine in cui una persona, generalmente in modo improvviso e spesso con violenza e minacce, ruba beni o oggetti di valore da un'altra persona. Gli scippatori cercano di compiere tali azioni in modo rapido e discreto, in modo da non essere beccati dalla polizia e difficilmente compiono furti premeditati sulla lunga distanza temporale. E lui, quindi, come sceglie chi derubare? Questa è una persona, no? Quello in quasi un secondo. E comunque vedi, no, se la più fare, se non la più fare, comunque se viene uno tutto pompato, non te lo consiglio. Quindi direi che qui non si corre rischi. E fu così che venni pestato malamente da uno scippatore gigantesco. Ti è mai successo che uno si è accorto mentre lo stavi facendo? Sì, vabbè, ovviamente sì. E cosa fai in quel caso? Se riesci, lo metti in tasca e scappi. Mi sembra uno scippatore tipo, qualsiasi bersaglio è buono per portare a casa i soldi. Mi giura di avere anche una sua etica del lavoro. E almeno io non c'ho coraggio di andare da una nonna per prendergli la borsetta. Però capito, i ragazzini, magari uno che comunque vedi un figlio di papà cose che non si merita un cazzo. Tu la vedi, no? Non fanno un cazzo la mattina e la sera, magari c'è chi si fa il culo. Chi si merita le cose, chi non se le merita. Non ci devi pensare troppo, se ci pensi poi non lo fai. Mi sorge quindi una curiosità. Qual è il metodo più facile e veloce per scippare una persona? La cosa migliore da fare sono in due. Ti metti davanti, vedi lui. No, ci vai a parlare. Scusa, caro, mi fai sapere un attimo l'ore, che ore sono? Sì, sono le 11 e un quarto. Fai finta che ti cade la moneta, sta cosa l'ho sempre fatta io. Ti cade la moneta, oh minchia, ah, mi fa male la gamba, me li puoi raccogliere tu. Guarda, io ti spiego il telefono. A posto, grazie. E anche te hai iniziato? 12-13 anni. E chiaramente, tra un furto e l'altro, non poteva andargli sempre bene. Capitato anche che lui è finito, eh. Furto in mano armato. Sono entrato in un negozio. I gioielli così, sono entrato con la macchetta. Io ero dietro, aveva fatto tutto un altro mio amico grande, io ero là, mi hanno solo detto fai questo, 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 ti piglio la tua parte. Ma tu hai confessato di aver fatto le cose che hai fatto? Sì. E la domanda che faccio sempre a tutti è: perché continuare a fare questa vita se in un modo o nell'altro ci si è già arricchiti? C'ho tutto, però non ho trovato un cazzo da fare nella vita. Perché io c'ho tutto, cioè, non mi manca niente. A casa ce l'ho, ma
la macchina si rompe. Sono io coglione per pensare a queste cose. Anche loro quindi confermano quello che abbiamo visto nelle altre puntate. Madonna mia, mia zia, paga la casa, paga la luce. C'è chi lo fa per necessità e c'è chi lo fa per comodità, perché ha banalmente trovato un modo semplice per portare a casa i soldi. Direi che di furti fisici ne abbiamo esplorati abbastanza. Ora tocca a quelli virtuali, che ci riserveranno più sorprese di quanto potessi mai immaginare. Si possono credere. La prima tappa è Aosta, luogo in cui incontreremo un personaggio davvero particolare. Altro giorno, altra avventura alla scoperta dei ladri, questa volta però una tipologia diversa. La tipologia di ladri con cui avremo a che fare oggi è una tipologia di ladri con cui moltissime persone hanno avuto a che fare, ovvero le persone che fanno le truffe online. E a tal proposito, prima di raggiungere il nostro amico, gli ho detto: dove ci incontriamo? Ti mando indirizzo, mi ha mandato un link. E io gli ho detto: dimmi la via, non aprirò mai un link che mi mandi tu. Sono stupido, ma non così tanto. Il professore qualcosa me l'ha insegnato. Comunque, arriviamo sul posto. Sei te? Com'è? Piacere. E prima di iniziare vi faccio raccontare qualcosa in più sulla sua vita. 100% calabrese, infatti mi sento calabrese. Qui siamo solo un quartiere di calabrese. Ci avviamo quindi in un luogo più tranquillo, ma... L'ultima volta che ero in un bosco con un tipo che fa truffe online non è finita bene. Perché c'è il mio amico, è facile che ci metta anche di me. Vi faccio spiegare quindi nel dettaglio da... cosa fa. Prima cosa che inizio a fare è rubare gli account, no? Ho Spotify, Netflix. Io inizio che c'avevo 13 anni, prima della quarantena. Entro in un gruppo della mia regione, no? Gente di tossici. Conosco questo ragazzo qui che mi introduce nel mondo degli account rubati, droga spedita, io non ne sapevo nulla, ovviamente. Entro, ragazzi, 13 anni, cosa dice? Mi faccio un'opportunità di fare soldi, capito? Inizialmente cosa succede? Prendo le carte, le metto sulla PlayStation. Inizio a comprare giochi, COD, FIFA Points, no? Arrivo a un certo punto e ho comprato 20.000 euro di FIFA Points, tipo. Da shippare a shoppare, il passo è breve. Come funziona? Lo cerchi qui su Telegram, FreeCC, e te ne info. Sostanzialmente funziona così. Entri in gruppi Telegram dedicati che vendono o regalano carte, chiaramente per questioni di riciclaggio. Se riesci ad avere accesso a questi canali, potrai quindi acquistare queste carte a scatola chiusa, senza quindi sapere quanti soldi ci troverai dentro. Praticamente gioco d'azzardo. È come una lotteria, capito? C'è gente che la vende 30 euro, puoi trovarci 0 euro. C'è gente che te la regala, puoi trovarci 20.000 euro. E loro come le prendono, scusami? Ai bancomat, tranquillamente. Ci sono dispositivi che te le clonano. Ma ha una giustificazione. E tu mi dici, ti senti in colpa questa roba? No, io non mi sento in colpa perché a fine giornata il proprietario della carta chiama, gli ridanno i soldi. Davvero, sempre? Tutto, gli dà tutto sempre. Sempre 100%. E c'è mai qualcuno che si fa autotruffare dividendo i soldi con la persona per farsi ritornare dalla banca? Assolutamente, assolutamente. Mi raccomando, ovviamente, questo non è un buon motivo per farlo. Tutte queste cose qua dove succedono? Su Telegram è di qua, praticamente. Quindi l'amico Matteo Flora aveva ragione quando ci diceva che la maggior parte dei reati online oggi avvengono su Telegram, non su Deep e Dark Web. Io ora ho un gruppo, no, dove la dropship la droga, no? La prendo da Deep Web, piazzo l'ordine, metto l'indirizzo di chi me la compra su Telegram e gliela spedisco. Io un etto di erba commerciale lo pago 3,50, glielo vendo 600, sono contento. E con questo giochino quanti soldi ci ha guadagnato? A me fa più paura rimanere senza soldi che mi fa più paura il calcio. Perché semplicemente qua tu scrivi FreeCC. Se c'hai soldi mi compro un paio di Nike su Zalando. Se non c'hai soldi mi faccio un abbonamento Spotify. Lo stanno regalando pure ora, ho mandato un messaggio. L'hanno regalato uno sul momento. Adesso comunque voglio vedere dal vivo come funziona. Quindi pranzo al volo per capire come muoverci e si parte. Ho preso la carta. L'avrei trovata Su gruppo Telegram. È di ieri sta carta. Alle 4 del mattino l'hanno messa. Quindi prendo, incollo. Ho preso un iPhone, prima cosa che mi è venuta in mente. Ma non ci credo, così facile? Ordine effettuato, grazie. Spedizione a... numero di telefono. Una carta della Polonia. Per ricapitolare, compra delle carte in cui non sa nemmeno quanti soldi ci siano. Con quelle carte, il più delle volte non italiane, per evitare problemi legali immediati, compra al volo qualcosa sperando ci siano su soldi a sufficienza. Una volta che è partito il primo acquisto, elimina la carta dal suo account e passa alla successiva. Ma su questi gruppi le carte non sono l'unica merce di scambio. Si vado con questa ricetta che costa stronzata che ho fatto io al telefono e in 5 minuti vado in farmacia e ti compro una box di Xanax o una box di Codeine. Puoi farlo? Ma che cazzo ci facciamo una box di Xanax? Lo buttiamo via. Proviamoci. L'ho preso. Davvero? Mi vendi 50 euro una roba del genere. Ti rendi conto, ragazzino, che non ne capisci un cazzo, si rovina questa roba qui. Il giro di ricette mediche false mi mancava. Decisamente particolare. Il viaggio continua. Continua a Brescia, con la storia davvero più assurda di tutte. Mi scrive dicendomi che si occupa di e-warring, che, prima di conoscerlo, non avevo la più
pallida idea di cosa fosse. Se siete nella mia stessa situazione, l'e-warring è una pratica online che coinvolge l'uso di identità false, spesso in ambienti come forum, siti di incontri, chat, social o piattaforme di messaggistica, al fine ovviamente di truffare altre persone. Praticamente gli e-warrers si fingono qualcun altro, creando un profilo fittizio con foto e informazioni rubate o acquistate da altre persone, e cercano di instaurare delle relazioni virtuali con degli individui ignari che finiranno poi per pagarli. L'ha fatto. La moneta di scambio? Prestazioni che non si consumeranno mai o foto di persone che non hanno la più pallida idea di quello che sta succedendo. Prima di vederci però, come al solito, ci sentiamo al cellulare. Avevo in mente io di fare, se volete, se vi può andar bene, se vi piace come idea, che metto lì con voi una cosa come 15-20 annunci e scammo lì proprio davanti a voi. Per validare la propria identità, gli e-warrers creano annunci utilizzando immagini rubate o acquistate da persone consapevoli, pubblicando descrizioni provocanti, inventando storie o personalità completamente fittizie. Ho visto di tutto, di cose fuori di testa. E noi non vediamo l'ora di sentirle. Prima di raccontarvi questo nuovo metodo che hanno trovato i truffatori online per spillare dei soldi a dei poveri sconosciuti, ascoltate lo zio Ale che vi spiega non solo come non farvi fregare, ma come provare a risparmiare e investire i vostri soldi in modo intelligente. Conoscete Trade Republic? Fondata nel 2015 e ora attiva in 17 paesi europei, è diventata sostanzialmente la principale piattaforma di risparmio e investimento in Europa in soli 2 anni. Con Trade Republic investire in modo sicuro e senza commissioni nascoste, tanto che la piattaforma è regolamentata e supervisionata dalle autorità tedesche, garantendoti la massima sicurezza. Con oltre 8.000 azioni statunitensi, 2.200 ETF e 52 criptovalute, hai accesso ad una vastissima gamma di opportunità di investimento, indipendentemente dalla tua classe sociale, età o istruzione. Offrono piani d'accumulo a lungo termine su ETF, azioni e criptovalute, perfetti anche per chi è nuovo al mondo degli investimenti. Infatti il piano d'accumulo sono anni che io lo consiglio a tutti i miei amici e potranno confermare vocalmente. Vero? E appunto la cosa incredibile è che i piani d'accumulo su Trade Republic sono sempre gratuiti. Puoi iniziare con appena 1 euro e automatizzare il processo per evitare decisioni emotive, capire come funziona e poi continuare a rimpolpare il tuo conto. Trade Republic offre commissioni competitive, un'ampia gamma di prodotti e un'app pluripremiata disponibile su iOS, Android e chi più ne ha più ne metta. Quindi se vuoi far crescere i tuoi risparmi in modo semplice, sicuro e conveniente, dai un'occhiata a Trade Republic. È la mia scelta personale e potrebbe essere anche la tua. Link in descrizione. Ah, fallo, dai. Comunque, torniamo al nostro amico. Lo salutiamo. Ti ringrazio ancora. Un abbraccio. Ciao. E senza pensarci troppo, si parte per il luogo dell'incontro. Questo è un momento sempre di tensione quando li prendono, perché ti senti molto giudicato dalla persona che è dietro di te. Ed è una frase che messa in un altro contesto. Quello. Siamo arrivati e come al solito si va in scena. Se trovo la maniglia. Lo incontriamo in un luogo pubblico, così da non dare troppo nell'occhio. Ci eravamo dati appuntamento in questa, devo dire, bella piazzetta. Ora proviamo il nostro contatto e scopriamo di più sugli e-warring. Maestro, piacere, Alessandro. Avete preso la stanza alla fine? Sì. Una stanza ad hotel che utilizzeremo per lavorare insieme a lui in totale anonimato. Ma prima, qualche domanda. Tu cos'è che fingi di fare? Fingo di vendere foto, video e videochiamate. Però ci sono davvero tantissime tipologie di e-warring. Ad esempio, gente fa tutto gratis e poi si fa mandare foto da tutti i palazzanti e poi li ricatta. Altri invece fanno quegli incontri, ad esempio, che dice ci incontriamo, dai 50% adesso, 50% quando vieni. Ho visto una volta anche un video di un americano che lui dava il suo vero indirizzo di casa, mi raccontava lui. Magari anche si piaceva una minorenne, gli uomini mi davano anche 3, 4, 5 ore di macchina. Una volta arrivate lì, vedeva la macchina, gli dice il modello, il colore della macchina, ti vedo così. E diceva inviami adesso altri 50, 100, 200, 100 euro, quello che è, ti faccio salire. L'uomo a un certo punto è arrivato lì, non torna lì, non ci casa. Quindi si basa tutto sostanzialmente sul raggirare uomini sprovveduti in cerca di compagnia. Ti è mai capitato di ricattare e poi fare la cosa perché avevi ricattato? No, non ti ho dato troppo per c***o. Tu poi la comprichi davvero? L'ho minacciato molte volte, mi sono andato a minacciare così per un po' di tempo. Quindi mi raccomando, se vi arrivano mail in cui qualcuno sostiene di avere vostre foto intime e di pagarlo, altrimenti le foto andranno online, non fatevi fregare, perché anche se fosse vero è difficile che quelle foto finiscano sul web. Ma con quante persone lavora in un giorno? Possono scrivere anche 100, 200 persone, a me ne bastano 10, 20 anche. Il video di oggi ho un attimo abbassato i prezzi. Questo perché tra poco il buon
ci darà una vera e propria dimostrazione pratica. E i soldi come te li ricevi? E colpo difficile, e buoni Amazon, e poi li ricevi. Che roba incredibile. Ma nella vita, oltre a fregare la gente. E cosa fai? Scambio, mi piace allenarmi, tutto ciò che vendo sono i soldi. Ma scusami, hai mai conosciuto realmente una delle persone che vende i pacchetti? Non saprei neanche dove trovarle, perché vedo che appunto queste ragazze qua sanno quello che stanno facendo, creando tutte le foto video apposta, le foto di verifica, le foto quelle normali, vestite, le foto quelle auto. Avete capito? Chi fa questo mestiere compra sostanzialmente dei pacchetti da ragazze che vendono cartelle piene di loro foto in qualsiasi posizione, vestite, nude, in cui fanno gesti o addirittura messaggi vocali. Tesoro, sono una ragazza reale, come puoi stare tranquillo, devi far impazzire. Insomma, un vero e proprio tesoretto personale con cui poi è facile ingannare persone che ti chiedono prove specifiche. Quando mi scrive una persona, come hai fatto a sapere che sei vera, che sei bella ragazza delle foto, gli dico sono una ragazza vera serissima, puoi stare tranquillo, dimmi un gesto, un numero, un segno da fare con la mano, ti faccio la foto subito e te la mando. C'è tutte le pose esistenti che potrebbero fare. Ci sono anche pack, comunque ad esempio come verifica, ci sono 150-200 video dove la ragazza dice tutti i nomi possibili esistenti. Pure! Gli unici casi in cui non riesco a scammare sono quando mi chiedono una videochiamata di conferma, io dico non le faccio, come scusa dico mi scrivono troppi perditempo. Com'è fingere di essere una donna? Ormai mi esce naturale, non ci penso nemmeno. Ma ripercussioni legali? Una persona non ha coraggio ad andare a denunciare o qualcosa, infatti non ho mai avuto nessun problema di legge. 3 anni 0 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
le offro 5-10 mila euro, quello che è, per farmi un pacchetto del genere con tutte le foto, i video. Poi io devo smerciarli alla gente. Ma come ha fatto a scoprire questa cosa di cui io non avevo mai sentito parlare? Io in questo mondo in realtà ci sono entrato per sbaglio. Un giorno un mio amico mi ha detto che si stava fingendo una ragazza online per far soldi. Mi ha fatto vedere un paio di persone che avevano inviato 20, 30, 50 euro, quello che era. E una sera, così dal nulla, l'ho fatto anch'io, ho preso due foto. Ti dico la verità, all'inizio utilizzavo anche le foto di ragazze che conoscevo io, mia amica. Giusto un paio così ci ho provato. E no, questo non si fa. E una sera così, la prima volta che provo, un uomo esce di casa, dal tabacchino mi fa una ricarica telefonica da 20 euro. E da lì ho capito quanto questa cosa fosse grande. Ma tu dov'è che metti la luce? Siti di escort. Io ad esempio a volte quando ho bisogno di audio, invece di pagare una ragazza... Ah, fingi di essere un cliente. E gli chiedo, fammi un audio dove mi dici ciao, sono vera, così poi lo posso usare anch'io. Oh, le ha pensate davvero tutte. E adesso andiamo in hotel, mettiamo gli annunci e vediamo nel pratico. Cosa succede? Praticamente l'obiettivo è quello di vedere con i nostri occhi il funzionamento di una di queste truffe, a partire dall'annuncio per arrivare infine all'invio del denaro. Entriamo nel nostro laboratorio. Beh dai, diciamo che effettivamente è una stanza d'hotel bizzarra, soprattutto con questa situazione qui. Ci piace. Ma iniziamo a vedere più nel dettaglio come si è organizzato. Questo qua è il mio gruppo dove ho salvato tutti i messaggi, tutte le risposte che mando in automatico. Queste sono tutte le città in cui metto gli annunci. Qui è il titolo degli annunci, la descrizione degli annunci, poi metto le foto e basta. Praticamente è già tutto scritto, è l'unico lavoro di... è quello di copiare e incollare messaggi e informazioni alla velocità della luce per rendere più efficace il suo business. Adesso io oggi uso Bacheca. Accedi. Adesso ti faccio vedere un paio di cose di Bacheca. Che è il sito su cui principalmente mette gli annunci. Un annuncio lo pago 30 crediti, usati 4730. Te quando vai su Bacheca, vedi questo di là. Videochiamate, sex chat con foto e video, Elisa Gemone Porcellina Reale, con la bandiera italiana, tutte le foto. Ad esempio queste qui le foto migliori, come essa di questa ragazza qua, la descrizione, non perdi tempo, foto reali, mi chiamo Elisa, sono una giovane ragazza reale, seria, molto porca, faccio sex chat con foto e video su richiesta, fatti sul momento, videochiamate hot, con spogliarello, masturbazioni con mani di... finale, non ho limiti e soddisfo qualsiasi desiderio. E quando una persona vede o mi chiama, infatti tutte le chiamate che ricevo, rifiute, WhatsApp. Questa sera chi è infestata? Io vado in negozi Bangla, fuori è sempre pieno di neri, offro 50 euro perché me la vado a fare lui a suo nome. Tutto chiaro. Partiamo. Adesso pubblico questi, ci inizieranno a scrivermi. Hai già messo città friulane? Udine la metto ogni tanto. Ne metti Udine. E qua mi fa scegliere le foto, metto sempre questa qua di anteprima. E lui invece, truffando in questo modo così specifico, non ti senti neanche un po' in colpa di truffare persone? Ti dico la sincera verità, no. Ma
Ma così più o meno quanti soldi fai al mese se lavori ogni giorno? La media varia dai 2 ai, a volte anche 500 euro al giorno. Sono contento di poterlo fare, però so che quello che faccio non è giusto per niente. Ma anche i tuoi genitori sanno che lo fai? I miei genitori pensano che io faccia dropshipping, che abbia un business legale. E cosa ti direbbero se lo sapessero? Rimarrebbero sicuramente delusi, non voglio neanche pensarci, perché te lo giuro, a fare queste cose qua non sono mai andato a pensare alle conseguenze. Le conseguenze però possono essere pesanti, tra cui anche il carcere. Alla fine parliamo sempre di truffe, con in più un pizzico di furto d'identità ad aggravare la situazione. Hai mai avuto a che fare con qualcuno di famoso o politicamente esposto? Allora sì, è una storia molto complicata questa, anche abbastanza strana. Che purtroppo non posso svelarvi per questioni di privacy. Vi svelo solo che questo uomo qua di mezza età faceva dei reality show. Provate a indovinare chi è. Una volta mi avevano chiesto se avevo un cane o un gatto e mi avevano chiesto di farci sesso insieme in una videochiamata. Davvero? Non sto scherzando. Quello più pazzo in assoluto per il mio. Mi aveva chiesto di comprare 2 galline e di ammazzarle davanti a lui in videochiamata con un digerino. Intimo sex addosso, sì. E ho avuto a che fare con un money slave. Era un architetto di Roma. Con lui ho utilizzato 10 identità diverse. Ho creato 10 profili diversi. E ogni volta che creavo un'identità, lui mi scriveva. A lui piaceva che io gli ordinassi cose da fare. Una volta mi ha inviato anche dei video di lui nudo, in ginocchio, con un coltello dove si tagliava. Usciva anche il sangue. Non so quante migliaia di euro mi abbia inviato durante quei mesi. Storie belle pesanti. Ora però voglio assistere a una conversazione. Appena arriva per messaggi gli chiedo sempre cosa vuole fare, se vuole le foto e video, se vuole la videochiamata. Incredibile la velocità con cui prendi il messaggio specifico da inviare. Ma d'altronde lui è un professionista. Fagli dire un nome strano. Christopher. Hey Christopher. E quanti ce ne sono? Come ti chiamavi te? Lorenzo. Hey Lawrence. Hey Theo. No! Ed ecco la prima risposta straordinaria che riceviamo. Vedi, ma guarda cosa mi ha appena scritto, guarda che è un pazzo. Ciao Elisa, ti ha inviato questa foto. È una foto di lui con il culo aperto. Vuoi pulire con il strapone? Per favore, se fammi nel culo a me, ti pago i soldi, vuoi. E vedi il numero straniero, suo nome è Christopher. Perché è il nome che avevamo appena detto Christopher. E a questo punto ti chiedo un video dove lo fa. Vai. No. Non riesco a vedere sta roba. E infatti non lo vedrò, forse. Passa quindi il resto della giornata a chattare con gente sconosciuta, fingendosi una volta Giulia, una volta Elisa e una volta Chiara. E a fine giornata, mentre aspettiamo di cenare, partiti da 250 stamattina. E per finire andiamo ai perversi, a Christopher. Vabbè, vomitare. Comunque, oh, pizza pazzesca. Mangiare abbiamo mangiato, adesso si sta avvicinando l'orario in cui i clienti diventano più caldi, quindi prendiamo la macchina, andiamo in un posto più appartato e vediamo due situazioni piccanti. Esatto, perché i clienti veri, quelli che cacciano fuori il grano, iniziano a spuntare in tarda serata, quando moglie e figli sono a letto e loro possono iniziare a godersela con delle ragazze che possono solo immaginare. Mi stanno scrivendo uno ogni 3-4 minuti più o meno. No, questo lo conosco, l'avevo già truffato, mi ricordo, l'avevo già truffato. Fammi vedere la foto. Un ragazzo normale. Dai, l'ho già visto sto tipo. Cosa hai scritto? Sì, certo, gli chiedo se ha richiesto per versione in particolare, così intanto posso prepararmi. Oh, fammi l'occhiolino. Sai che non so neanche se... No, dai, cazzo, alla fine. No. Dai, come è possibile che non l'abbia mai fatto? Ma anche a me sembra strano. Guarda, c'ha tutto tranne... Mi mando quella dove si tocca l'occhio e basta. Non ci casca, ma se ci casca. Il dubbio comunque mi sta uccidendo e quindi chiedo a Teo. Teo, ma come si fa a chiamare? È uguale. Infatti mi sembrava lui, ti giuro. Sì, ma è lui. Non ci credo, guarda, l'ho già scammato. È un tipo che conosciamo. Io cazzo, questo l'ho già visto, l'ho detto prima. Solo che sono senza occhiali. Questa cosa è letteralmente assurda. Non avrei potuto sperare in una situazione migliore. Dobbiamo videochiamarlo. Beh, questo è un plot twist incredibile, per aver beccato una persona che conosciamo. Che, oltretutto, nel giro di 2 minuti ho fatto. Non ci posso credere. Aspetta. Se ci siamo fatti fare un bonifico da lui è incredibile. L'ha fatto. Eroe. Questa è una dimostrazione incredibile, comunque, che non sappiamo niente anche delle persone che pensiamo di conoscere. Pazzesco. Ancora non ci credo, ma a sto punto ci devo parlare. E questo plot twist è capitato una coincidenza incredibile. Aspetta. Noi siamo... Non lo so, mi deve una pizza davvero.
vengono. No, assolutamente, ma ti restituiamo anche i soldi, ti devo tutto quello che vuoi, ma che cazzo di coincidenza è? E dopo tutto questo, ha anche il coraggio di chiedere. che quella figa non esiste. No, beh, mi fa piacere che tu l'abbia presa così. Dovresti cambiare le foto di WhatsApp se per queste cose, se posso darti un consiglio. Gli voglio bene, ma ho un dubbio. Ma aspetta, domandissima, eri nudo? No. Non so se crederci. Una cosa importante, vabbè, la persona che fa questo di mestiere non si vuole far vedere, ma vuoi dirgli qualcosa? E questo è vero. E se non ti vuole tornare i soldi lui, te li torno io. Un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Pazzesco. Fuori di testa. Pazzesco. Ufficialmente inviati. Gli ho dato 20 euro in più per pizza e birra che mi ha chiesto. Siamo perfetti. Tra l'altro pensavo. Vedi, anche questa è un'altra cosa. Se ti succede una roba, la puoi prendere in 100.000 modi diversi. Guarda lui cosa ha scritto quando gli ho dato i soldi. Tutto è bene, quel che finisce bene. Questa volta davvero. È stato un piacere per me, vi saluto e state attenti a chi scrivete su internet. State attenti un po' a tutto. A chi sentite su internet, ai link che cliccate, al vostro portafoglio quando siete in metro. Insomma, di truffatori il mondo è pieno e probabilmente è il lavoro più vecchio della storia. Che, per un motivo per l'altro, non morirà mai. Doppia ricarica in 50 euro in 2 minuti. Due tipi mi hanno inviato insieme, uno 30 e l'altro 20. Guarda, hai inviato 20 euro, hai detto 11.39 pure l'altro. Andiamo su PayPal a controllare. Eccoli. In questo momento. D'altronde, i soldi facili fanno comodo a tutti, ma a che prezzo?